Allora, Saint John, qui Curi, mi ricevi? Sì, Tra il capitano, eccomi. medico. Volevo solo dirti che il colonnello tiene un discorso informale ogni sera al tramonto, dove si è svolta la. Sono tre qua, ok. Ciao, Doc. Entra, avanti. Sono già Siedati. entrato. Siediti. Diamo un'occhiata. Allora, con chi eri affiliato ai tempi? Non credo di capire cosa dici. Non me mientas. Caporale, ho Mientras. passato 20 anni a rattoppare bandas de motoristas y pandilleros a East Los Angeles. Conosco il genere. E questa? Non credo che c'entri una stufa. Va bene, Fa, tieni la mette la pulita benda sulla benda. e guarirà da sola. Cicatrice a parte. Voglio rivederti tra un paio di giorni per un controllo. D'accordo. È buffo. Con la città invasa e in fiamme, quartieri in guerra da decenni si sono uniti per lottare. Latinos, Gueros, Chinos, Bloods, Crips. Non importa. A volte serve una guerra per cancellare i rancori. Le Grazie, striscette Doc. verticali sono più cazzute delle frecciuette. 99%. Quindi fiducia aumentata. Ok, sono amichevoli adesso. Bene. E dunque. St. John, rispondi, Taylor, chiamo St. John. Taylor, non ti sei fatto più Vado verso sentire. la moto. Temevo ti fossi avvicinato troppo all'uomo che stavi seguendo. Sono vicino, sono proprio nel loro cortile. Ascolta, avrei bisogno di una mano. Sono in un piccolo accampamento a sud di Crater Lake, non distante dalla South Rim Drive. Taylor, stammi a sentire. Non ho idea di cosa tu stia combattendo, ma sta. Oh no, merda! No, no! No, no, lasciami! No! Taylor! Taylor! Oh, Cristo! La missione è sbloccata, a posto. Adon. Di là. Salva Taylor. Faccio un St. quarto John, d'ora per tenente uscire. Whittaker, mi dicevi? Passo a un canale privato, aspetta. Dico, mi senti? Sì, stavo guardando il modulo. C'è scritto silicato? Sì, mi serve per la fase stazionaria delle cromatografie su colonna. Le croma cosa? Scusa, è solo una parte Non della c'è mia bisogno di ricerca aver che sta dando capito. buoni risultati. Ok, il silicato. Dove lo trovo? Cavolo, credevo di averlo scritto sul modulo. Allora, c'è un piccolo emporio a sud-ovest, vicino a Masama Village. Prova lì. Sì, ricevuto. Grazie. Scusa, perdonami. Buon lavoro, caporale. Sì, signora. Ma perché sta cosa? Passo e chiudo. Non l'ho mai capito. Silicato. Cos'è questo silicato? Ah, un'altra missione pure. Magari sta pure vicino. Dall'altra parte del mondo. Una missione St. John, importante. qui Curi, ricevi. Sì, capitano, eccomi. Ok, un'altra missione. Volevo solo dirti che il colonnello tiene un discorso informale ogni sera al tramonto, dove si è svolta la cerimonia di giuramento. No. Io sì. Ora, sebbene si tratti di occasioni informali, ci si aspetta la presenza di tutti. Ricevuto, signore. Comandante Adorino. Stai fuori. Guarda sti giovani d'oggi che sta persona senza guardare. Occhio, occhio. Dico, mi Mazza, senti? ma c'è la strada. Dico. Sono qui. Abbiamo molto di cui parlare. Signora. Questo è un canale privato. Dica. Voglio che tu Aia. sappia che dicevo sul serio riguardo al fatto che tu sia rimasto. Beh, lo capisco. Dove Deve cazzo sono essere finito? facile come stanno le cose. Dove diavolo potrei andarmene? Anche se lo facessi, insomma, dovrei restituire questo splendido cappello. Inizio ad affezionarmici sul serio. Sì, ci scommetto. Ma Ok, perché andai va a bene, unire devo questo tornare al cazzo? lavoro. Gli
abitua già riempito una decina di piastre di vetri. D'accordo, tienimi da parte qualche proteina virale. Non mancherò, tenente Whittaker, chiudo. Che è? Sto giro mi ha dato di culo. Aia. Dici dov'è il tuo campo e porterai a casa la pelle. Come dov'è il tuo campo? C'è una città grossa quanto... Forse non ci sente bene. Quanto Roma. Vediamo di sturargli le orecchie. Non vi dico proprio un cazzo. No. Aia. Ora ci senti meglio? Cazzo. Aia. Allora... Ecco, ma Ita Wilson ci sta tenendo. Che ne dite? Lo portiamo al campo dei militari per avere qualche credito? Mo ci divertiamo a sparare. Cristo santo. Sparacchiare. Sto arrivando. Dovrebbe avere pure tutto. Resisti. Pieno. Ah, salva Taylor. Ma quindi, one moment. Abbiamo 1, 2, 3, 4, 5. Ma io da qua posso buttarmi? Sì, forse era meglio di no, però sì. Allora. Non so se fare adottare un approccio stealth. Oppure... vediamo un po'. Eh? Ma che... Aspetta, facciamo un altro. Oh, uno però deve venire, sono arrivati in 22. C'è qualcuno qui. Tu vedi niente. Niente, ha visto niente. Oh no! Andiamo! Andiamo, possiamo farcela! Ma mi hanno visto? Sì, vero, lo dico. Brucia, coglione! Lascia una molotov, bruciami! Oh, madonna! Ha staccato la testa. Fuoco! Aspetta un attimo. Questo è quello che lancia le molotov, quindi un momento. Io al volo. Aspetta che cecchino questo, cecchino! Era l'ultimo. Ok. Dobbiamo trovare un modo per entrare. Hanno messo al bunker probabilmente. Sì. Ho sperato un sacco di munizioni, non ho fatto in tempo a mettere neanche la balestra. Vabbè. Anyway. Da qua c'è un sacco di roba. Potrebbe servirmi. Ah, qua c'è pure il carburante. Poi lo metto nella moto. Questo è il cecchino di merda. Però questo superpotere non serve una fonchia. Che mo mi deve fare il colpo alla testa mega power. Andata. Non può finire. Getta l'arma! Tiro giù! Ti prego. Ora! Cazzo! Ti dico, sarà meglio per tutti! No! No! Ma non l'avevo capito che mi aveva già visto! Merda! Ma guardate ste robe! Ma mi fa ricominciare dietro la porta? Mi fa rifare tutto il campo? Mi fa rifare tutto il campo. Eccolo là. Ma guardate che roba.
giusto, non si era spinto fino a qua l'altra volta. Beh, meglio. Dovrei aver preso un punto abilità. Oh. No, niente visto, lascia fare, fai due passi, torna indietro. Aia. È morto. È morto. Cosa? Però insomma, si sono allarmati, però non è che mi hanno trovato. Sento Gonzali bruciato. Bene così. Cosa se gira da qua, gli do una bella coltellata. Cazzo. Credo che se si mette il binocolo mi vedono. Bravissimo! Siamo all'erba. Vieni pure tu qua, così facciamo una cosa rapida. Quello là non vedo niente, tranquillo, sta... Che cazzo, è morto! È morto! Ah, continuo a parlare mentre ero... strage, quindi intanto recupero il recuperabile. Poi metto che è il dardo. I miei amici non si toccano. Ok, dovrebbe essere l'ultimo, visto che ho detto questa frase. Che ci sono, ricarica ancora. Però metto il fucile. Ah cazzo, non ce ne sono ancora. Che cazzo, non l'avevo mica visto questo. Che tu sei, guarda, il panorama. Avanti. Era l'ultimo. Ora devo trovare un modo per entrare. E devi sfondare la porta. Queste mi serviranno. Allora, momento. No, di qua no. Di qua no, di qua. Olè. Il recupero è recuperabile. Tolto ad essere più aia, non così. Più svelto, più lesto. Apposta. Non lo uccido. No, ma cazzo, no. Ma scherzo. Oh, cazzo. A posto. Come va, Taylor? Beh, ho visto giorni migliori, se devo essere onesto. Sì, chiaro. Io parlerei dall'altro lato. Ok, ascolta amico, tieni questo premuto sulla testa, così. Ok, okay, sì. Aspetta qui, contatterò il capitano Curi che manderà qualcuno a prenderti, ok? Ok, va bene, sì. Che ti ho detto? Io te ne hai premuto il coso là. Giorni migliori, ok. Era ora. Ho sbloccato un'altra missione, recupero un sacchetto di silicato. Ah, forse è quella di... Capitano Curi, sono il caporale St. John, rispondi. Qui Curi, sono con Whittaker, parlavamo dei tuoi progressi. Caporale, dicevo al capitano Curi che il tuo contributo è stato fondamentale. Sono degli orsi, forse. Grazie, mi fa piacere, ma vi contatto per una questione urgente. Capitano... Scusi. Cazzo, non aspetta. Tanti saluti! Grazie, piacere, ma vi contatto per una questione urgente. Capitano, avanti. C'è un campo di predone vicino alla... Che cazzo è? Ah, una sirena. Merda. Scappa, 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 scappa. Scappa, cazzo. Buttate. Una merda di sirena. Guarda quanta cazzo di strada mi serviva la benzina. Questo? Ascolta il discorso del colonnello Garen, ma sti cazzi.
Comunque, stavo dicendo... Grazie, piacere. Il contatto per una questione urgente. Capitano, c'è un campo di predoni vicino alla South Rim Drive. Predoni? Così vicini all'isola? No, ascoltate, ho già sistemato quei balordi, ma un uomo è rimasto ferito. Il soldato Taylor, con gli stronzi, ha mozzato un orecchio. Santo cielo, come sta? Il soldato Taylor? Che ci faceva? Lui... non è in pericolo di vita. Non ho idea del perché fosse lì. Vi chiederei di mandare Doc, cioè il capitano Jimenez e altri uomini per riportarlo al campo. Vi invio le coordinate. Vado a informarlo della situazione. Chiudo. Io un chilometro 6. Ma non c'è qualcosa di... No, non posso teletrasportarmi a nulla. Attaccato. Capitano Curi, sono il caporale Russell. Risponda. Indietro, dannazione, muoversi! Sentito! Indietro, indietro! Chi è che rompe la palla, mo? Signore, eravamo a caccia di scorte, diretti a... Ma basta! Di nuovo la moto m'ha rotto! Ma che cazzo faccio? Merda, merda! Compagno a terra! Uno a terra! Due a terra! Tre a terra! Abbiamo finito? Capitano Curi, sono il caporale Russell! Indietro, dannazione, muoversi! Sentito! Indietro, indietro! Vaffanculo! Signore, eravamo a caccia di scorte, diretti a Kemolt! Ma ci siamo imbattuti nell'orda più numerosa che abbia mai visto! Dannazione, muovete il culo, forza! Avete sentito il capitano? Caporale, stammi a sentire. Porta i tuoi uomini fuori di lì. Non siamo pronti ad affrontarli. Ricevuto? Sì, signore, non me lo faccio ripetere. Russell, chiudo. Forza, muoviamoci. Andiamo. Ci ritiriamo, andiamo. Forza, ripara forza! Motore, che cazzo. Vediamo. E così dovrebbe andare. Meno male che ho sbloccato la... Ah, a proposito di abilità. Sbloccato l'abilità, incremento recupero iniziale della dimensione energizzante, incremento della regenerazione del vigore, questo è interessante, forza del vigore quando subisci danni, no questa, e poi l'altra, entrambe sono interessanti. Così posso investire anche un po' più sulla concentrazione. Che palle sti cazzo di predoni, prima i cecchini, mo le trappolazze nelle strade, e che cos'è? No, i lupacchiotti. Non credo che il lupacchiotto abbia saltato fino a là. Oh. Momento, perché là. Taylor, come andiamo? Come vuoi che vada? Ho visto giorni migliori. Ehi, credo che abbia smesso di sanguinare. No, continua. Prendo munizioni. Ok, stanno arrivando i soccorsi. Stringi i denti. Ascolta, vuoi che torni indietro a farti compagnia? No, non se ne va. Già così mi sento una vera merda. No, sto bene. Sul serio, già. Passerò a trovarti in infermeria per vedere come stai. Gran botta di... Io ho visto come l'hanno sistemata. Niente male. Beh, sempre meglio che stare qui fuori. Aspetta, mi ricarico pure questi. Sì, l'ho vista anch'io. Cerca di non creare problemi a Doc. Intesi? Dico, chiudo. Posto. Ho ricaricato tutto. Ricaricabile. Mi serviva proprio. Minchia, ero senza benzina, ma non male. Benzina piena, moto buona, munizioni piene, a posto. Prendiamo pure la vita, a posto. Postissimo. Madonna, è inguidabile in queste condizioni. Gira proprio. Allora, questa zona dovrebbe essere tutta inesplorata. Forse là ci sono dei nidi, addirittura dei nidi. Posso tagliare? Che cazzo era quel verso? C'è qualcosa di azzurro, ma
ti raggiungo anche un bel chi se ne frega. Oh! Oh, eccoci qua. Ci sono tante auto della polizia. Il posto sembra questo. Allora, siamo la moto pronta per fuggire. Ok ragazzi, come siete entrati? Ah, ci sono i bambini in merda. Alla grande. Ancora una taglia. La piglio. Cazzo. Ma sti piccioni che fanno? Oh! Bastardo! Ma ha risposto subito. Ma valli a prendere sti merda di piccioni. Aspetta, qua c'è della roba. Oh, ma non... Ma scusami, gli ho sparato in faccia. Guarda, te mi devo fare abbattere dei cazzo di piccioni. Dovrei riuscire a arrampicarli. Questo buco, forse. Niente, dardi, ok. Io provo a fare una cosa mezza figa. Tratti niente, cosa mezza figa. Un simpatico negozietto. Dove sarà il silicato? Muori Gollum. Se ce ne sono altri. Ah, ce ne sta uno là sopra. Oh. Eccolo. Silicato, dovrebbe andare. Easy. Ok, ora devo solo trovare un modo per uscire. Penso dalla porta vada bene. Ah, c'è l'auto ancora. Non ho visto parcheggiare peggio. Forse dovrei spingere. Sì, ho capito, però. Beh, almeno posso provare. Fammi un attimo vedere se c'è qualcos'altro prima, no? La benzina potrebbe servire, sì. Bruciamo tutto. Andiamo, puttano. Sì. Sì. Ok. Merda. Anche già dove vuoi, eh? Corri, Cristo, corri che arrivano gli stronzi. Sara, ricevi? Non ho avuto nessuno. Ho il silicato che mi hai chiesto. Caporale St. John, ti sento. Sono in riunione con il tenente Weaver. Caporale St. John, quando tornerai in missione per me? Non lo so. Weaver? Caporale, ti voglio qui a rapporto quando torni sull'isola. Chiudo. Cosa cazzo vuoi sentire? Ehi, no, ci sei? Caporale St. John, Doc Jimenez, rispondi. St. John, come va il braccio? La grande. Ma basta, ma è possibile? Ma guarda grande, dove cazzo mi ha colpito! La crema pezzo di merda! La grande, la crema che mi hai passato fa letteralmente miracoli. Oh! Ma guarda che testa di cazzo sto Deacon di merda! La gamba. L'ho ucciso! Che devo fare? Stare a guardare. Guadagniamo tempo. La grande,
Era grande, la clandestina. Oh, ma che cazzo di mira c'ha sto stronzo? Fantastica. Questo lo stabilirò io. Comunque, ascolta, ti chiamo solo per una domanda. Tu conosci bene il tenente Weaver? Fanculo. Il tenente Weaver? Sì, lo conosco. Come tutti gli altri ufficiali. Perché? Non lo so, è solo che esco spesso in missione per loro, per lui e il tenente Whittaker, e ho come l'impressione che, insomma, Weaver è un po' troppo insistente con lei e la città non mi piace. Sarà Whittaker sa badare a se stessa. Ascolta, St. John, il colonnello non ammette troppe confidenze tra ufficiali. Ti consiglio di starne fuori. Ok, Doc. E non preoccuparti del tenente Weaver. Non è un santo, ma ho visto di peggio. Passo e chiudo. Non mi ricordo che sia il tenente c'è Weaver. C'è un altro nido. Ok, devo solo bruciarlo. Sì, poi lo brucio. Ok, sotto quella fiamma. Un'altra volta, posso stare qua a fare i cazzi di tutti. Che lavora col, che lavori qualcun altro in questo villaggio. Ci sarà una squadra addetta a fare queste cose. Guarda sta roccia infame, fatta apposta per farti andare a sbattere avanti. Un po' troppi banditi qua ci stanno. Per i miei gusti. Cazzo sto andando di qua, di qua, di qua. Ole. A posto. La riparatina però gliela do. Vediamo. Dovrebbe reggere. Una volta che avevo quattro cazzo di rottami in più, mi hanno fatto distruggere la moto. Beh, non reggi la competizione? Sparisci. C'è qualche problema? Signora? Facevamo due chiacchiere, caporale. Ah, è lui, tenente. Weaver, ok. Di raduno lui. Cos'è successo? Niente, è solo... Weaver crede che il fuoco e gli esplosivi siano la risposta a ogni problema. Al diavolo! Sì, al diavolo, tieni. Grazie. Ti prego. Che c'è, dico? Non ringraziarmi. Tutte le volte che mi ringrazi, finisco in missione con un altro dei tuoi stupidi moduli di richiesta. I miei stupidi? È questo che pensi? Che il mio lavoro sia una perdita di tempo? No! Cosa intendevi allora? Sai, non capisco perché tu sia ancora qui. E va bene, lascia che te lo spieghi. Ho trascorso gli ultimi due anni a uccidere furiosi. Uno per uno. Eravamo così vicini che sentivo il tanfo della carne putrefatta tra i loro denti. Quindi se stai lavorando su qualcosa che li distrugga, ci metto la firma. Ma se non mi vuoi qui, puoi ordinarmi di andarmene, signora. Deacon, aspetta. Mi dispiace, ok? Senti, io ho bisogno. È solo... Ole, ma che è sta storia che dobbiamo fare i fattorini qua? Tuo aiuto. Ma va a cagare, ma glielo metti, ma va a cagare. Non mi arrenderò mai 16%. Vabbè. Quindi, sono dei campi, dei nidi. Una missione, un incarico questo è, credo. È una missione secondaria, vabbè, vado a fare la missione secondaria un attimino. Che secondo me è da fare. Ah, ma sta... St. John, ci sei? Metri, poi vado. Sì, ci sono. Sono il tenente Weaver. Hai dato uno sguardo al mio modulo di richiesta? Ormai trotterelli per la strega quasi tutti i giorni. Comincio a sentirmi escluso. Sì, certo. Vabbè, cioè, sì, signore, polistirene. Culo, Devo procurarmi del polistirene, giusto? Esatto, polistirene. Se hai problemi a trovarlo, c'è un camion ridotto male sulla superstrada 97 a sud di Kemolt. Sotto una torre idrica, lo puoi raggiungere? Io non... Ascolta, troverò il camion distrutto, ok? E avrai il tuo polistirene. Non deludermi.
Chiudo. Ok, quindi mi ha dato un'altra missione. Vabbè, prima facciamo questa, va. Tanto suppongo sarà soltanto un dialogo abbastanza lunghetto. Seguono dal primo giorno. Mi hanno ascoltato con Guido fino a queste terre. Mi hanno aiutato a erigere quest'arca. Che siate con noi dal principio o vi siate uniti ai nostri ranghi di recente, siete tutti parte di questa impresa. Siete parte della missione che salverà l'umanità. Voglio rammentarvi, mentre vi accingete a lasciare queste mura per compiere il vostro dovere, che siamo ancora alla ricerca di materiale di studio degno di conservazione. Cerchiamo libri, manuali, enciclopedie, dischi e quant'altro. Il tenente Weaver ha stilato una lista dei libri di chimica necessari, mentre il tenente Whittaker ha fatto un elenco di quelli di biochimica, genetica e biologia. Il capitano Jimenez ha invece indicato quelli di medicina, anatomia e procedure chirurgiche. Il sergente Tomlinson ha un elenco di libri utili per la costruzione di strade e di ingegneria meccanica. Il capitano Hawkins è alla costante ricerca di materiale che pratichi agricoltura e colture idroponiche. Perciò, mentre siete lì fuori, non posso salire. Tenete gli occhi aperti per recuperare materiale utile. Così facendo darete un contributo al riempimento dell'arca. Compagnia, potete andare. Ciao, caro. A posto.